Da quando è uscita Shorekeeper e anche un attimo prima, Wuthering Waves ha iniziato a fare quello che volevo facesse fin dall'inizio: pubblicare giorno dopo giorno, promuovendo i disegni d'arte, il gioco in sé per sé, e il loro stile, no? E con Shorekeeper lo sta facendo, vediamo pubblicazioni su pubblicazioni giorno dopo giorno di tutto quello che chiaramente vogliono promuovere di Shorekeeper, che va chiaramente dai disegni, va alla storia, va alla trama, va alle animazioni, e hanno veramente pubblicato un sacco di cose spettacolari, tipo, cioè, wow, ok, ci hanno dato un po' di sbondi carini da usare, veramente belli, 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 belli. Mi sta piacendo tantissimo come si sta muovendo Puro Games con Wuthering al momento. Spero che d'ora in avanti questa sia la base d'inizio per tutto quello che faranno, ma comunque avevo annunciato che stava per arrivare una canzone, nel senso, no? E per quanto riguarda Shorekeeper, per Shorekeeper, ed è arrivata, quindi quella che andiamo ad ascoltare oggi è effettivamente la canzone di Shorekeeper, che si chiama Unfinished Song, quindi una canzone non finita, e gli hanno dato un po' di trama, un po' di lore, quindi prima di andarci a tuffare ad ascoltarla, vediamo cosa dicono. Allora, inizia tutto con una semplice melodia, un regalo da qualcuno di speciale di tanto tempo fa, e pian piano che impara a suonare un pezzo dopo l'altro, e il suo cuore la spinge, vuole, desidera creare un pezzo suo, personale, no? I testi potrebbero perdersi, potrebbero sfuggirgli, no? Un po' come le emozioni intricate nei cuori umani, ok? Ogni volta che lei suona, però, tuttavia, ogni volta che lei suona, le memorie di qualcuno che gli sta a cuore danzano nella sua mente, un ricordo dolce amaro della presenza dell'amore, ok? Quindi è letteralmente lei che suona pezzi, parti di pezzi che gli ha insegnato Rover ai tempi della creazione dei Black Shores, e che poi pian piano che suona, lei crea la sua melodia personale e niente, crea un po' qualcosa di suo, no? Con le varie emozioni che sono nate per il rover nel corso degli anni, eccetera, eccetera. Quindi mi aspetto che sarà una cosa molto delicata a livello musicale. Io non sono un esperto per niente, devo essere onesto, però andiamo a ascoltare. Composer, arranger e penso anche lyrics, Adam Guberman, esatto, e Piper Guberman, tra l'altro, è la figlia di Adam Guberman. Adam Guberman, io non sono veramente esperto, ma so che ha fatto altre canzoni dedicate per altri giochi, se non sbaglio, tipo Arknights, se non vorrei sbagliarmi. Arknights, secondo me, ha delle host e ha delle canzoni spettacolari, letteralmente, cioè sono veramente belle, belle, belle. Quindi vediamo cosa hanno cucinato e andiamo ad ascoltarla. Ok, eccoci, andiamo. C'è anche un video, immagino, anche se vediamo. Anche perché con Shorekeeper hanno fatto di tutto, cioè letteralmente è stato spettacolare a livello artistico quello che hanno fatto. Fatemi vedere che sia tutto a posto qua. Ok. Sì, il tema è molto leggero, no? Lei è bellissima comunque. Wow. Bravissima l'artista, non l'ho letta qui. La cantante. E sta parlando anche di lei, no? Sì, è come se la stesse cantando lei, ma non sapendo come finisce. Bellissima la voce di lei. Mi rimanda un sacco alle favole, in realtà. No, non so cosa mi ricorda qualcosa. Bellissima la voce della cantante, molto bello chiaramente tutta la base sotto. Oh.
Wow, questo fa da ritornello questo. Perché mi ricorda un'altra canzone? Mi ricorda qualcosa che ho già ascoltato. Mi rimanda veramente a qualcosa di molto simile. Bellissimo tutto, l'art style della 1.3, raga, bellissimo. Mi ha lasciato veramente senza parole la 1.3 dell'upgrade di qualità che c'è stato su Wuthering. Trama a parte, quello è un altro discorso. Però a livello proprio artistico, Wuthering ha veramente spiccato il volo. Ha preso il volo in 1.3. Bellissima Shortkeeper qua. Meravigliosa. Che scena incredibile. Tra l'altro ho visto alcune mod con Shorekeeper senza il velo, è comunque bellissima anche senza, ma ovviamente è stata pensata così. E tra l'altro sul velo in game ha tutte delle animazioni spettacolari, proprio studiata al dettaglio, i minimi dettagli, bellissimo, ha fatto veramente un lavoro incredibile. E spero di vedere anche su Camellia, che è un'altra storia. Comunque è molto bella, raga. Che rilassante, super rilassante. Non riesco a ricordarmi dove ho sentito una melodia del genere in passato, perché sicuramente. E qua c'è tutto il Tethys System che salva tutte le cose, le trasforma, no? In stelle, e il cielo viene formato da tutto il database del Tethys System. Così. E infatti hanno creato un'estetica spettacolare di tutta questa parte di trama, che peccato che non ha veramente qualcosa prima che la aiuti, insomma, che la supporti molto. Guarda che bella scena! È finita? Vado, ok, molto carina, molto carina. Cioè, ci stava tantissimo con lei per come ce l'hanno presentata, no? E poi abbiamo delle scene, abbiamo veramente delle. Guarda che spettacolo! Wow, che spettacolo! Tra l'altro, se non sbaglio, su Twitter dovremmo avere anche delle scene della canzone qua, no? Dell'EP. Che hanno fatto loro, quindi ora me le salvo e poi una di queste le uso in copertina, sicuramente. Raga, adoro che Kuro Games si stia muovendo in questo modo. Spero lo continuino a fare. Pubblicazioni continue, promozioni, dare valore a quello che hanno fatto. Cioè, hanno fatto un bel PG, hanno spinto tanto a livello musicale. Continuano a farlo, mi piace, bello. Questa 1.3 spero sia un punto di inizio per Kuro Games in generale. Ovviamente non di fare le stesse cose, ok? Ma di della costanza con la quale fanno le cose, nel senso questo. Quindi, yep, overall sono contento con Wuthering e a prescindere da come vada, eccetera, mi fa piacere seguirlo e mi fa piacere comunque far parte di quello che stanno creando, devo essere onesto, quindi. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate della 1.3, della canzone ovviamente, dell'EP, di Shorekeeper. Io ho fatto più video dove vi dico un po' la mia, anche sul perché è stata così la 1.3, eccetera, eccetera. Insomma, no? Tutto sommato, felice, felice e soddisfatto. Molto bella la canzone, questa la mettiamo in playlist. Non so in quale playlist perché chiaramente non è una cosa che ascolterei in tutti i momenti, insomma, però è una cosa molto chill e mi piacciono molto. Detto questo, alla prossima, grazie per aver guardato. Fate i bravi, ci vediamo al prossimo video di Wuthering Waves, ci vediamo alla prossima live di Wuthering Waves, ma soprattutto Camelli in arrivo in patch 1.4 è lì, ma se ne fanno tantissime. Comunque, alla prossima, bella 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 bella.